Capita molto spesso che un paziente entri nello studio per effettuare una visita, uomo o donna, e lamenti una sintomatologia urinaria, un bruciore, un fastidio, una frequenza aumentata e si sia autodiagnosticato una cistite o una prostatite. Ebbene, non è sempre così. A volte, oltre all'autodiagnosi, anche la terapia viene fatta in autonomia dal paziente, quindi dando per scontato che ci sia un'infezione batterica acuta della vescica o della prostata, i pazienti assumono un antibiotico. È un atteggiamento scorretto, ma non tanto perché manca ancora una diagnosi, ma perché non sempre le cistiti o le prostatiti acute batteriche sono la causa di questi disturbi. Spesso, infatti, anche a seguito di accertamenti, gli esami colturali per isolare eventuali batteri sono negativi, perché queste patologie spesso non sono infettive, ma sono irritative, infiammatorie. Pertanto è molto importante eseguire una diagnosi precisa e nel frattempo il paziente può fare qualche cosa, che non è ricorrere all'antibiotico, ma è porre particolare attenzione allo svuotamento intestinale, all'alimentazione, cercando di evitare gli alcolici, il piccante, i caffè, per esempio, un eccesso di caffè, per esempio, in questi casi. E lo stile di vita, perché la sedentarietà non aiuta e porta spesso queste problematiche infiammatorie e irritative. Se il paziente si concentrasse su questi aspetti, eventualmente con l'ausilio dei fitoterapici su consiglio medico, nella maggior parte dei casi si risolvono queste sintomatologie, senza ricorrere ad automedicazioni e eventualmente evitando un ciclo di antibiotico che, quando possibile, sarebbe meglio non assumere. Visita il sito e iscriviti ai nostri canali. E tu, sei up?